Regione passa il rendiconto 2011 in una seduta al Vetriolo. L'assise di Palazzo Moffa ha approvato il documento contabile con il solo voto della maggioranza. Al momento del voto le minoranze hanno abbandonato l'aula. Isernia, terremoto, io non rischio. In 100 piazze d'Italia, campagna di sensibilizzazione organizzata per promuovere una cultura della prevenzione del rischio sismico. Per il Molise scelta Isernia. Larino, ultimo giorno della campionaria di ottobre. Chiude battenti l'evento fieristico frentano che ha registrato un grande afflusso di visitatori. Oggi l'ultima giornata con un nutrito cartello di attività. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. Passa con il voto della sola maggioranza il rendiconto dell'esercizio finanziario 2011. Una seduta del Consiglio regionale, forse l'ultimo di questa legislatura, contrassegnata da forti tensioni tra l'assessore al bilancio Vitaliano e i consiglieri Frattura e Romano. Vediamo il servizio di Giuseppe Formato. È stato approvato in Consiglio regionale con il voto della sola maggioranza il rendiconto dell'esercizio finanziario del 2011. La minoranza al momento del voto ha preferito abbandonare l'aula. Durante le fasi del dibattito si sono registrate numerose tensioni fino al duro scontro verbale tra l'assessore Gianfranco Vitaliano e il consigliere Paolo Di Laura Frattura, come ripreso dalle nostre telecamere. L'approssimazione verbale, sicuramente, l'approssimazione verbale che continua a millantare l'assessore Vitaliano. Io non millanto, puntualmente, Frattura, io non millanto, puntualmente, è un anno che millanto, deve aspettare che finiscano. No, lei non deve consentire che si usi. Lei è quello che deve consentire, io non me lo devi dire lei. Sì. Per cui se vuole lo abbia sentito. Si tende al millantatore, lei me ne va dall'aula. Ma faccia quello che vuole. Certo. Chi ci deve difendere a noi? Se non il presidente. Le accuse dei consiglieri Massimo Romano e Paolo Di Laura Frattura si sono focalizzate sulla questione GAM, la SRL della Regione Molise in procinto di sostituire la sola Agrital con l'azienda che in bilancio ha un passivo di 8.227.312 euro e che, nonostante ciò, sta procedendo a una ricapitalizzazione di 5 milioni per pagare gli stipendi dei lavoratori. Operazione contabile contenuta nella delibera di giunta regionale numero 630 del 4 ottobre che avrebbe violato le norme sulla trasparenza. Secondo le stesse non sarebbe possibile ricapitalizzare oltre un terzo delle perdite, così come sottolineato in aula dagli stessi Romano e Di Laura Frattura. L'assessore al bilancio Gianfranco Vitaliano, mentre chiariva come il Collegio dei Revisori dei Conti abbia prudenzialmente proceduto a una svalutazione dei debiti e crediti in attesa del concordato e che il patrimonio di GAM equivale a 27 milioni di euro, dopo aver chiesto sostegno al Presidente del Consiglio Mario Pietracupa, ha deciso di allontanarsi dall'aula non sentendosi tutelato dallo stesso Pietracupa. Tensione a parte, la Regione Molise ha chiuso con un attivo di 266.000 euro, anche se il problema resta quello della liquidità. Moderatamente soddisfatti del rendiconto 2011, il governatore Michele Iorio e il presidente della prima commissione Vincenzo Niro. Eh sì, una regione che dal punto di vista finanziario ha i conti in ordine, ma che naturalmente sta soffrendo le problematiche di una crisi, soprattutto per quanto riguarda la liquidità, anche perché le rimesse governative tardano ad arrivare, o meglio non arrivano in maniera puntuale, e quindi qualche volta si crea qualche disfunzione, soprattutto per le imprese. Beh, certo, nella considerazione dei minori trasferimenti dello Stato, riuscire a mantenere lo stesso livello di servizi e la qualità dei servizi, assicurando soprattutto a settori critici del nostro territorio come trasporti, istruzione, sanità e quant'altro, e non avere prodotto deficit, questo è un elemento di soddisfazione. Di parere opposto invece Paolo Di Laura Frattura. Che vediamo due documenti rigorosamente diversi. Prendiamo atto che approviamo il rendiconto con 4 mesi di ritardo, ma soprattutto prendiamo atto del ritardo con il quale l'assessore Vitaliano ha trasmesso i documenti che avevamo chiesto in commissione. Non riteniamo sia questo il modo corretto di lavorare, soprattutto quando ci troviamo a dover approvare un rendiconto che prende atto
di una perdita di una società partecipata significativa come la GAM, considerando l'attualità dei problemi della filiera avicola che si presenta con 8 milioni e mezzo di perdita, con un obbligo di ricapitalizzazione pari a 5 milioni, guarda un po', esattamente la cifra deliberata dalla giunta regionale. Il governatore Michele Iorio alle accuse del centro-sinistra ha così replicato. Minoranza, questa è una regione al disastro, ma insomma lo hanno sempre sostenuto. Io credo che i fatti dimostrino il contrario. Il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Totaro, colpito da un grave malore una settimana fa mentre era a Roma per il congresso nazionale del PD, ha lasciato l'ospedale Capitolino dove era stato ricoverato d'urgenza. Fortunatamente le condizioni di salute del politico di San Martino in Pensilis sono nettamente migliorate ed è potuto rientrare in Molise. È stata convocata per lunedì 15 alle ore 16.30 la prima assemblea del Forum dei Giovani. A renderlo noto il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, e l'assessore al lavoro, Salvatore Micone. Nell'occasione verranno illustrate le modalità di partecipazione e gli obiettivi del forum. Il forum dei giovani, ha detto De Matteis, è uno strumento di confronto e di rappresentanza giovanile che intende proporsi come piattaforma di riferimento ed espressione dei ragazzi del nostro territorio. Ancora un secco no dei movimenti Costruire Democrazia, 5 Stelle e diverse associazioni sulla costruzione del nuovo stabile Parco San Pietro al centro di Campobasso. Una conferenza stampa per chiedere una città a cemento zero, verde, ma soprattutto vivibile ed ecosostenibile. Vediamo il servizio di Fabiana Bazzia. Non si ferma la protesta del Movimento 5 Stelle di Costruire Democrazia, Rifondazione Comunista e di diverse associazioni come Fare Verde, Lega Ambiente, WWF Molise, Laboratorio Progressista, Codacons e l'Associazione Malatesta sulle colate di cemento che si stanno abbattendo da anni sulla città di Campobasso. Non ultima quella che sta interessando il cosiddetto Parco San Pietro, che sta per sorgere nei pressi dell'incrocio tra via San Giovanni e via Giambattista Vico e che, stanto a quanto denunciato dalle organizzazioni, andrebbe ad aggravare una città che già di per sé entrerebbe nel gruppo di quelle che fanno registrare un indice di impermeabilizzazione del suolo tra i più alti della penisola. La cementificazione di un'ampia fascia di verde nel cuore del capoluogo è per tutte queste associazioni un vero e proprio scempio da fermare. Ed è per fare ciò che nella conferenza stampa convocata dalle organizzazioni questa mattina è emersa la richiesta di convocare in via urgente e straordinaria un consiglio comunale monotematico per chiedere una verifica dell'accordo di programma su Parco San Pietro, proprio per salvaguardare un'area destinata a spazi verdi o servizi dedicati ai cittadini. Costruire Democrazia ha preso una posizione chiara sul tema dell'urbanistica e dello sviluppo della città e la posizione è quella che bisogna andare verso lo stop al consumo del territorio, verso una regola di zero cemento per il futuro, verso il recupero e il consolidamento del patrimonio inesistente in una città che non ha più bisogno di disordinata espansione urbanistica, quartieri dormitori verso la periferia, ma invece ha bisogno di riqualificare il proprio centro perché nel centro della città in futuro ci sia socialità, economia, cultura e scambio di idee. Sulla vicenda era emerso un particolare poi dimenticato, la realizzazione dei 30 alloggi comunali che sarebbero dovuti sorgere in via Facchinetti e che lo stesso costruttore di Parco San Pietro si era impegnato a realizzare. Gli immobili sarebbero stati assegnati dall'amministrazione comunale a famiglie bisognose o a giovani coppie che non potevano accedere a mutui, ma fino ad oggi nella zona di queste costruzioni neanche l'ombra. L'appello lanciato dai movimenti questa mattina, come ha ricordato il consigliere comunale Michele Coralbo, è rivolto non solo a tutti i cittadini ma anche a tutte le forze politiche che al di là della propria appartenenza hanno a cuore lo sviluppo ecosostenibile della città. I movimenti politici non ci stanno non solo su Parco San Pietro ma anche sulla questione del masterplan, in base al quale la nuova sede della Regione Molise dovrebbe sorgere nel centro cittadino dove si trova ora l'ex stadio Romagnoli. È una follia urbanistica, è una follia di cementificazione, quell'area andrebbe secondo noi destinata direttamente, restituita ai cittadini, quindi destinata a servizi, sarebbe come c'era l'assessore Vitagliano che diceva che poteva essere un bel biglietto da visita per la nostra città avere un palazzo della regione all'ingresso della città funzionale, moderno. A nostro avviso è più bello come biglietto da visita per una persona che arriva a Campobasso un bell'albero.
E passiamo alla cronaca. In manette un 34enne originario di Campobasso per aver spacciato banconote false a un commerciante di Elsi. Sembrerebbe che i carabinieri fossero sulle tracce dell'uomo da tempo. Proprio ieri l'ultimo colpo ai danni di un negoziante a cui era riuscito a rifilare 3 banconote da 100 euro. L'esercente, resosi conto che si trattava di denaro falso, ha avvisato le forze dell'ordine. Gli uomini del colonnello Bertozzi della Zonca hanno tratto in arresto il giovane che aveva con sé altre banconote e monete contraffatte. I militari dell'arma stanno indagando sulla provenienza del denaro falso. L'ex segretario nazionale della CGIL Guglielmo Epifani è intervenuto a Termoli per affrontare la questione del rilancio del Sud. Particolarmente critico il giudizio sul governo tecnico di Monti. Vediamo il servizio. Le problematiche che impediscono il rilancio del Sud, la crisi delle imprese e la disoccupazione sono i temi sviscerati nell'incontro organizzato a Termoli dalla Filcams CGIL, dal quale oltre ad una serie di tecnici ha partecipato anche l'ex segretario nazionale di CGIL Guglielmo Epifani. Per il Mezzogiorno d'Italia è stata evidenziata una situazione di forte debolezza. Il problema è che naturalmente il Mezzogiorno è parte essenziale del Paese e dei problemi del Paese. Con questa crisi il Mezzogiorno arretra insieme con il Paese, ma siccome però le distanze tra il Mezzogiorno e il resto del Paese sono sempre alte, è chiaro che non si arriva mai ad avvicinarsi. In modo particolare il Mezzogiorno lo paga con una deindustrializzazione molto più spinta, con un aumento della disoccupazione e dell'inoccupazione soprattutto dei giovani e delle giovani donne, e con il fatto che venendo meno tanti trasferimenti pubblici il Mezzogiorno lo paga di più, perché era stato abituato a avere più trasferimenti pubblici. Sotto accusa anche il governo tecnico, che invece di aiutare la ripresa del Sud continua nella sua opera di tagli e provvedimenti. Ma questo è un governo che diciamo ormai sta arrivando quasi alla fine, perché fra qualche mese si vota. La cosa che a me colpisce con dispiacere e anche con preoccupazione è che il governo in realtà ha fatto solo operazioni, e continua a fare anche con l'ultimo provvedimento, solo operazioni di tagli, e operazioni di tagli deprimono i consumi, tagliano servizi, deprimono l'economia e ancora di più la crescita. Siccome poi avremo le elezioni, poi bisognerà fare il governo, poi si voterà in Germania, qual è il rischio? È che per un anno il Paese resta senza stimoli ai consumi, agli investimenti, alla crescita, e quindi un altro anno durissimo che ci aspetta. Questa è la cosa che deve preoccupare. Nell'incontro si è anche discusso della crisi economica e della situazione lavorativa in Molise e nel resto della penisola. Solo attraverso il lavoro si potrà avere una giusta ripartenza. Beh, il futuro del mondo del lavoro è il futuro del Paese. Se noi vogliamo salvare l'Italia bisogna prima salvare gli italiani, quindi anche quelli che il lavoro ce l'hanno o coloro giovani che cercano il lavoro. Quindi bisogna darsi da fare per fare negli spazi possibili, perché non c'è moltissimi spazi, però di fare qualcosa per dare una mano a stimolare almeno gli investimenti. Se tu in una crisi non riprendi a investire, si allontana la fase della ripresa e gli investimenti sono troppo fermi. Infine, per Epifani, parlando della situazione del mondo del lavoro, l'esempio più calzante sarebbe quello della Fiat. Con la Fiat è esattamente la prova di quello che io dico, cioè che se non comincia a investire adesso per essere pronta da qui a un anno e mezzo, quando poi farà qualcosa si corre il rischio che avrà perso altre quote di mercato, magari avrà chiuso qualche stabilimento e migliaia di persone senza lavoro. A Isernia e in altre 100 piazze d'Italia si è svolta la campagna di sensibilizzazione Terremoto Io Non Rischio, organizzata per promuovere una cultura della prevenzione del rischio sismico. In piazza Stazione i volontari dell'Unità Alsi del Molise hanno fornito e distribuito ai cittadini del materiale informativo. Ma vediamo il servizio di Arianna Gentile. L'Italia è un paese interamente sismico. Per questo motivo il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in accordo con le regioni, province e comuni, ha organizzato in 102 piazze di tutta Italia la campagna Terremoto Io Non Rischio, per promuovere una cultura della prevenzione del rischio sismico, informare e sensibilizzare i cittadini per ridurre il più possibile i danni del terremoto.
In Molise l'iniziativa si è svolta a Isernia, in Piazza della Repubblica. Volontari dell'Unitalsi hanno incontrato e distribuito ai cittadini materiale informativo e fornito informazioni relative ai comportamenti da adottare prima, durante e dopo un terremoto. Le cose da fare prima, le piccole cose che possiamo fare dentro le nostre case sono per esempio allontanare determinati oggetti pesanti dei letti, armadi fissati ai muri, fissare bene i pensili ai muri, gli sportelli che non si aprono in caso di riscossa sismica, avere una torcia elettrica a portata di mano in caso di mancanza di corrente elettrica durante una scossa sismica notturna. Accorgimenti da avere durante una scossa sismica: prima cosa, non farsi prendere dal panico; seconda cosa, cercare un punto sicuro dove ripararsi; alla fine della scossa sismica raggiungere i punti, punti presi dalla protezione civile nel piano di sicurezza della protezione civile. Subito dopo il sisma è necessario assicurarsi dello stato di salute dei vicini e, se occorre, prestare i primi soccorsi, limitare l'uso dell'auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso e raggiungere le aree di attesa previste dal piano di protezione civile del proprio comune. Ogni cittadino deve pretendere dal proprio comune il proprio piano di protezione civile, in modo da poter individuare aree sensibili dove i responsabili possono fare la conta delle persone e dove, in caso di assenza di determinate persone, si possa andare alla ricerca delle persone stesse. Quindi ogni cittadino è tenuto ad avere conoscenza dei propri vicini, perché in caso di mancanza di qualunque persona si possono avvertire le autorità per avviare le ricerche della stessa. Chiude i battenti la fiera campionaria di Larino. Oggi l'ultima giornata della manifestazione frentana, che al botteghino ha fatto registrare numeri incoraggianti. Convegni, rievocazioni storiche e visite guidate hanno impreziosito l'evento, ma vediamo i dettagli nel servizio. Giornata finale per la 270esima edizione della Fiera d'Ottobre di Larino. I numeri della campionaria frentana hanno evidenziato esiti incoraggianti, soprattutto per le fasi di mercato mattutino e per l'interesse diffuso suscitato dall'attività convegnistica. La Fiera d'Ottobre, come più volte rimarcato all'interno dei convegni, rappresenta una vera e propria opportunità per quanti vi partecipano, prima di tutto economica e commerciale, ma anche culturale. Oltre ai padiglioni fieristici, convegni, mostre, visite guidate alle bellezze storico-artistiche della città, organizzate in collaborazione con l'Ecomuseo Itinerario Frentani. L'Associazione Culturale Artistica Ricreativa Larinese ha organizzato per le giornate di ieri e oggi una manifestazione storico-culturale dal titolo Come eravamo, al fine di mostrare e ricreare le grandi peculiarità che resero Larino polo commerciale per tutti i comuni dell'Interland e del centro-sud d'Italia. I 5 giorni della campionaria hanno saputo riportare la città al centro dell'attività commerciale molisana, anche grazie alla macchina organizzativa della cooperativa Unicom, unitamente al comune di Larino. Il vero termometro di quanto appena detto è rappresentato dal botteghino, che ha registrato dati confortanti, soprattutto in considerazione del fatto che la fiera è stata inaugurata a metà settimana. Feedback positivi, dunque, sulla riuscita della manifestazione, che si conferma un appuntamento di tutto rispetto per il Molise e la sua gente. Ha fatto tappa nella sala convegni della provincia di Isernia il tour Sara Safe Factor, organizzato per sollecitare i giovani a una guida più sicura e consapevole. Nel corso dell'incontro gli studenti si sono confrontati con un ospite d'eccezione, il campione di Formula 1 Andrea Montermini. Ma vediamo il servizio dalla redazione di Isernia. Il 46% degli incidenti stradali avviene per guida distratta, eccesso di velocità e per il mancato rispetto delle precedenze. La maggior parte dei sinistri viene provocato dai giovani neopatentati, che spesso contravvengono alle più basilari regole del codice della strada. Per questi motivi è nato il Sara Safe Factor, un tour dedicato agli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie e superiori per sollecitare i giovani ad una guida più sicura e consapevole. Esperti del settore stanno girando
tutto l'Italia e ieri hanno fatto tappa a Isernia. Ospite d'eccezione il campione di Formula 1 Andrea Montermini, che agli studenti presenti nella sala convegni della provincia Pentra ha spiegato i comportamenti che bisogna tenere quando si è alla guida di un veicolo. Lo slogan del Sara Safe Factor è coadiuvato proprio da Michelin, di questi incontri che noi facciamo in tutta Italia, è proprio questo: in strada e in pista vincono le regole. Tutti pensano che nelle automobili, nelle gare e nelle automobili, nella strada di tutti i giorni ci sono delle regole, in pista non devono essere osservate proprio perché si va forte. In realtà non è così, perché a 300 km orari proprio bisogna avere, ci sono delle regole molto ferree, molto precise, che bisogna rispettare fino all'ultimo secondo, altrimenti il rischio è veramente importante. È importante verificare anche lo stato dei pneumatici. Qui abbiamo un misuratore dello stato, ci può far vedere come funziona? Vedete questo semplice attrezzo, viene messo sul pneumatico e viene abbassato leggermente, qui ci dà e entra nella scanalatura del pneumatico stesso e ci dà la misura in millimetri che quanto è rimasto il pneumatico, quanto se n'è usurato, in sostanza quanto ne è rimasto da usare. È molto semplice ed è molto facile verificare, c'è una linea gialla, quando questo è sotto questa linea gialla il pneumatico va cambiato. Luca Pellicciari della Ready to Go, siamo davanti a un simulatore, ci spiega che cos'è? È un simulatore di guida didattico utilizzato nelle nostre autoscuole, con il quale diamo la possibilità agli allievi di confrontarsi le prime volte in tutta sicurezza con ciò che è la guida, i sincronismi, gli automatismi da assimilare e il contesto e il codice della strada nel quale si devono muovere. Ovviamente prima di mettersi alla guida è necessario allacciare le cinture. Ovviamente, come oggi ha fatto per noi il nostro ospite d'eccezione, grandissimo Andrea Montermini, che ringrazio vivamente. Forte preoccupazione tra i dipendenti della comunità montana Alto Molise in vista della soppressione di questi enti territoriali. Per tale ragione gli attuali addetti si sono recati in consiglio regionale per chiedere quale potrà essere il loro futuro occupazionale. Vediamo il servizio. I dipendenti della comunità montana Alto Molise si sono ritrovati davanti alla sede del Consiglio regionale per chiedere garanzie circa il loro futuro. Nei prossimi mesi è prevista l'abolizione di questi enti territoriali che fanno proprio capo alle regioni. Il problema si pone per il gran numero di dipendenti impegnati e per tale ragione i lavoratori della comunità montana di Agnone hanno voluto chiedere lumi alla regione. Uno dei numerosi addetti, che è anche impegnato politicamente ad Agnone, Antonio Scarpamorte, ha spiegato i motivi del presidio davanti Palazzo Moffa, mostrando preoccupazione per il loro reimpiego. Vogliamo rappresentare i servizi che facevano le comunità montane, in maniera particolare sulle zone di montana, l'Alto Molise. Il nostro collocamento dopo la chiusura delle comunità montane, ma io penso che dovranno pensare a questi servizi, a queste attività, soprattutto la gestione dei beni agrosilvo-pastorali che oggi i comuni non possono svolgere per mancanza di fondi, che sarà del nostro territorio. Questa è la nostra preoccupazione, ma soprattutto è la preoccupazione di noi che fine faremo. Ma soprattutto diciamo le bellezze naturali che esistono nell'Alto Molise, perché chiaramente io non voglio essere diciamo di parte in questo momento, perché le comunità montane nel Basso Molise forse avevano un'importanza un po' meno della nostra. Ma le comunità montane che fanno parte dei comuni montani effettivamente avevano un ruolo determinante per quelle che erano le attività, soprattutto agrosilvopastorale, delle zone e dello sviluppo socio-economico di quelle zone. Noi, se diciamo che ogni anno la comunità montana Alto Molise sta intorno a 1 milione di euro per la vendita dei boschi, la vendita del legname, oggi questa cosa qua da domani mattina io non so chi la farà, che l'importanza di queste attività, ma l'importanza soprattutto del personale che svolgeva queste attività, il personale tecnico, il personale amministrativo che svolgeva queste attività, non, indispensabile per i comuni, perché i bilanci dei comuni buona parte fino adesso si sono retti con queste entrate certe soprattutto.
Oltre 250 le biblioteche italiane che hanno aderito al progetto Porta un amico in biblioteca. Intanto ha preso il via la terza edizione dell'iniziativa di respiro nazionale, che vede coinvolte anche tre strutture appartenenti al polo bibliotecario di Campobasso: la Biblioteca Provinciale Pasquale Albino, la Bibliomediateca Comunale di Campobasso e la Biblioteca Comunale di Portocannone. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Porta un amico in biblioteca. Suona come un invito il titolo dell'iniziativa nazionale lanciata dal Sistema Bibliotecario Milano Est con il patrocinio di Italia Nostra. Visto il consenso che il progetto ha avuto negli scorsi anni, quest'anno l'evento durerà un'intera settimana al fine di far conoscere ai cittadini, oltre al proprio patrimonio librario, le attività e i molteplici servizi offerti. Hanno aderito al progetto, giunto quest'anno alla sua terza edizione, anche tre strutture del polo bibliotecario di Campobasso. Dal 13 al 20 ottobre la Biblioteca Provinciale Pasquale Albino e la Bibliomediateca di Campobasso, unitamente alla Biblioteca Comunale di Portocannone, premieranno con gadget i propri utenti che accompagneranno i loro amici a tesserarsi. La Biblioteca Albino, ad esempio, consegnerà ai suoi utenti la riproduzione di una cartolina storica del Molise, il cui originale è conservato nel fondo carte geografiche della stessa struttura. Un'ora di navigazione gratuita in rete e gadget per gli utenti vecchi e nuovi della Biblioteca Comunale di Portocannone, che ha aderito all'iniziativa di respiro nazionale, restando aperta anche il sabato e la domenica. Dunque una settimana all'insegna della lettura, della quale abbiamo parlato con Carmine Aceto. In questa settimana l'intento principale è quello di divulgare ancora con più forza l'importanza dei servizi bibliotecari per l'intera cittadinanza e per tutti coloro che in questo modo possono usufruire di una serie di servizi legati non solo alla cultura ma anche all'informazione e alla condivisione libera di esperienze di vario genere. La nazionale italiana guidata dallo chef molisano Nicola Vizzarri ha conquistato lo scettro d'argento alle Olimpiadi di Cucina. Alla terza edizione del concorso, che si è svolto dal 5 al 10 ottobre ad Erfurt in Germania, hanno preso parte 24 nazioni con cuochi da tutto il mondo. Per Nicola Vizzarri questo è il primo riconoscimento mondiale in veste di team manager della nazionale italiana chef Under 23. E adesso guardiamo insieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da... La moderna struttura del Grand Hotel Rinascimento la trovi al centro di Campobasso. Terrazza panoramica, ampi saloni per sposali. L'Hotel Rinascimento lo trovi a Campobasso in via La Banca. Telefono 0874 48 49 31. Previsioni del tempo per lunedì 15 ottobre. Una nuova intensa perturbazione avanza dal Mar Tirreno, portando in serata un peggioramento sul Molise, con piogge e temporali in marcia verso est. Mari da mossi a molto mossi, temperature in rialzo. Passiamo ora alle temperature. Campobasso, minima 11, massima 20 gradi. Isernia, minima 14, massima 23 gradi. Termoli, minima 18, massima 25 gradi. Il meteo è stato offerto da... La moderna struttura del Grand Hotel Rinascimento la trovi al centro di Campobasso. Terrazza panoramica, ampi saloni per sposali. L'Hotel Rinascimento lo trovi a Campobasso in via La Banca. Telefono 0874 48 49 31. Il telegiornale termina qui, buon proseguimento con il palinsesto della nostra emittente.